Allora, come è possibile da parte di un avvolgimento stazionario, quindi un avvolgimento che è montato su un elemento di macchina che può essere lo statore, quindi fermo, fisso nello spazio, fare in modo che uno o più avvolgimenti possano generare un campo che, nonostante la stazionarità degli stessi avvolgimenti, possa essere rotante o anche traslante. Però c'è la possibilità, mediante una disposizione particolare di questi avvolgimenti, di ottenere la rotazione di un campo magnetico. Allora, per spiegare questo punto, per prima cosa partiamo da un solo avvolgimento, perché poi vedremo che un solo avvolgimento in realtà basta e non basta, non potrebbe non essere sufficiente, anche se in alcuni casi anche con un solo avvolgimento si riesce a ottenere qualcosa di utile. Però concentriamo la nostra attenzione su un solo avvolgimento. E in questa diapositiva è schematizzato lo statore di una macchina elettrica, quindi schematizzato con un semplice cerchio, e sul lato sinistro un avvolgimento. Un avvolgimento interessato da una corrente variabile nel tempo, e per questo motivo è indicato con la lettera minuscola, quindi I di T. Questa corrente che circola nell'avvolgimento, supponiamo sia di tipo sinusoidale, quindi variabile nel tempo con un andamento sinusoidale, e quindi potremo scrivere I di T uguale I maiuscolo, che è il valore massimo della corrente, per il seno di omega T, dove omega, naturalmente, omega T è l'anomalia, cioè l'angolo elettrico della corrente che circola in quel determinato momento, ma è uguale alla pulsazione, che quest'angolo elettrico sarà uguale al prodotto tra la pulsazione e il tempo trascorso, quindi per omega. Trattandosi di un avvolgimento e ricordandoci la legge di Ampère, che detta in termini, diciamo così, già integrati su un circuito magnetico chiuso, eccetera, uguale N per I uguale H per L, dove N è il numero di spine, I è la corrente, H è il campo H, L è la lunghezza media del circuito magnetico, vediamo che c'è una proporzionalità diretta tra la corrente che circola nell'avvolgimento e il campo H prodotto da questo avvolgimento. Naturalmente immaginiamo che il sistema possa essere anche lineare, quindi non ci sono problemi di saturazione, quindi al campo H potrebbe associare anche un valore di induzione B, che potrebbe essere, appunto, perché se il sistema è lineare è anche proporzionale al campo H. Però limitiamoci al campo H, perché tanto non è necessario arrivare al valore di induzione. Allora, in questo caso, se c'è una proporzionalità, potremmo scrivere H di T uguale H seno di omega T, perché tanto L è una caratteristica geometrica, la lunghezza media del circuito magnetico, N è il numero di spine, pure è una costante, quindi i rapporti si mantengono. Ora, questo qui è un campo pulsante, perché naturalmente che cosa abbiamo? Abbiamo una corrente che varia in modo sinusoidale nel tempo, quindi abbiamo una I di T, funzione del tempo T, che abbiamo immaginato essere questo tipo qui. Quindi una volta sarà uguale a 0, una volta assumerà il valore massimo I, un'altra volta ancora uguale a 0, un'altra volta sarà uguale al valore minimo meno I, e di nuovo uguale a 0. Quindi questo che vuol dire? Che il campo H prodotto da questo avvolgimento sarà una volta diretto in un certo verso, un'altra volta sarà uguale a 0, un'altra volta sarà diretto nel verso opposto, poi di nuovo uguale a 0 e così via. Voi mi insegnate, perché l'avete studiato, che esistono delle formulette che si chiamano formule di Eulero, che permettono di trasformare il seno di un angolo alfa in termini esponenziali. Quindi possiamo scrivere anche che seno di alfa è uguale ad E
equiparare a J half meno, anzi più è elevato a meno J half diviso 2J. Questa qui è la formula. Naturalmente ricorderete che se l'unità immaginaria, anziché scritta al numeratore, la scriviamo al denominatore, dobbiamo cambiare il segno, ma questo è una cosa abbastanza semplice. L'espressione del cosino di alfa, un angolo generico, sarà uguale a E per J alfa meno E elevato a meno J alfa in su 2, se ricordo bene, d'accordo? Quindi non c'è più l'unità immaginaria, ma è indifferente questa cosa qui. Comunque rimaniamo al seno, perché diciamo così, ogni volta che si comincia a fare qualcosa, uno ha l'abitudine di cominciare sempre a scrivere col seno. Quindi questa relazione qui, questa equivalenza, questa uguaglianza che ci sta disegnata in questa diapositiva, credo sia abbastanza palese che riconosciate che è possibile scrivere questo termine qui anche in questo modo qui. Ora però, che cosa significa dal punto di vista fisico oppure geometrico questa uguaglianza? Che vuol dire che questo vettore rosso, che è il vettore pulsante, il campo magnetico prodotto da un singolo avvolgimento, possa essere espresso con due esponenziali rispettivamente divisi per 2? La sostanza è molto semplice, perché dal punto di vista vettoriale questo significa che un certo vettore può essere espresso come la somma di due vettori rotanti, quindi espressi in termini appunto esponenziali, perché è elevato a j omega t significa prendi un vettore di ampiezza unitaria e farlo girare di omega t. Questo in senso antiorario e questo in senso orario. Ci sta un 2 e mezzo, quindi questa espressione significa che questo vettore pulsante equivale a due vettori di ampiezza metà, la cui, cioè questo equivale alla somma di due vettori di ampiezza metà, il primo rotante in senso antiorario e il secondo rotante in senso orario. Quindi dal punto di vista geometrico è immediata la cosa, lo si capisce subito, no? Allora vediamo un attimo, per omega t uguale a 0, cosa succede? Omega t uguale a 0, i due vettori si vengono a trovare esattamente in contrapposizione l'uno rispetto all'altro, quindi qui ci sta meno j, quindi c'è l'unità immaginaria che li fa girare rispettivamente prima di un angolo di 90 gradi in più 90 gradi e l'altro in meno 90 gradi, e quindi la loro somma è uguale a 0. Infatti il seno di a t uguale a 0 è proprio uguale a 0, e così via. Mano a mano che questi vettori ruotano uno sull'altro, uno di un senso e un altro nell'altro, la loro somma però rimane ovviamente sempre sull'asse orizzontale, perché per la regola del parallelogramma noi abbiamo una risultante che alla fine ha sempre quella direzione lì. Cambierà il verso, cambierà l'intensità, ma la direzione rimarrà sempre la stessa. Questo è il significato geometrico della formula di Eulero, è molto semplice. Benissimo, visto che abbiamo capito questo fatto qui, complichiamoci la vita, cioè anziché considerare un solo avvolgimento ne consideriamo tre. Il primo avvolgimento è uguale a quello di prima, l'unica differenza è che invece di averlo disegnato a sinistra l'ho disegnato a destra, ma sempre orizzontale, e poi alla fine non cambia nulla. Il secondo avvolgimento lo dispongo a 120 gradi rispetto al primo, e il terzo avvolgimento a 240 gradi rispetto al primo. Siete tutti quanti d'accordo? Perfetto, ma non basta. Nel primo avvolgimento continuo a farci passare una corrente sinusoidale che è uguale a di grande per seno di omega t. Nel secondo avvolgimento invece ci faccio passare una corrente sempre sinusoidale, ma sfasata nel tempo di 120 gradi.
Ora attenzione, questo avvolgimento rispetto a questo avvolgimento è, cioè, scusate, questo avvolgimento rispetto a questo avvolgimento è sfasato di 120 gradi nello spazio, perché questo qui è spazio, sta pure due dimensioni perché la sezione di una macchina, ma è sempre spazio. Mo invece sto facendo passare in questo avvolgimento qui una corrente che è sfasata nel tempo di 120 gradi rispetto alla corrente che passava in quest'altro. In quest'altro avvolgimento, che è sfasato nello spazio di 240 gradi rispetto al primo, faccio passare una corrente che pure è sfasata di 240 gradi, ma nel tempo. Quindi che cosa ho fatto? Ho creato una sovrapposizione tra gli sfasamenti spaziali e gli sfasamenti nel tempo, e li ho riportati pari, ho riportate queste sovrapposizioni pari pari nel caso reale. Questo è importante, anzi, poi dopo vedremo che lo sfasamento di 120 gradi e 200 gradi in realtà può non essere essenziale. La cosa più importante invece è che gli sfasamenti nel tempo delle correnti siano coincidenti con gli sfasamenti nello spazio. Quindi se tu prendi due avvolgimenti sfasati di 90 gradi invece che tre, ne prendi due sfasati di 90 gradi per ottenere lo stesso risultato che avremo fra poco, basta che tu sfasi le correnti che circolano di 90 gradi nel tempo per ottenere la stessa cosa. Però siccome noi abbiamo a che fare con sistemi trifase, non bifase, possiamo anche contare perché fare un sistema di fase, però è più sciacquo. Nel nostro caso abbiamo un sistema di fase, quindi ragioniamo su tre, su un sistema di tre. Perfetto, allora abbiamo applicato le formule di Eulero per il primo. Signore, mi dispiace, ma dobbiamo applicare anche le formule di Eulero per il secondo avvolgimento e per il terzo avvolgimento. Quindi le cose cominciano a diventare un po' complicate, però sono complicate ma non sono complesse, come si dice, nel senso che la formula è sempre la stessa, va riapplicata pari pari anche per le situazioni successive. Quindi la prima formula copia e incolla dalla seconda diapositiva che abbiamo visto poco fa e rimane uguale. Cioè, se vuoi andare a controllare, questa espressione qui è la stessa che avevamo scritto prima. Nel secondo avvolgimento dobbiamo tener conto dello sfasamento nello spazio e dello sfasamento nel tempo. Allora, per lo sfasamento nel tempo, noi in realtà abbiamo già scritto la corrente sfasata nel tempo produce un campo H che è uguale a H seno di omega t meno 2π greco terzi, che è 120 gradi. Quindi questo omega t meno 2π greco terzi lo ritroviamo come fattore dell'unità immaginaria nell'esponente di è elevato a j, eccetera. Quindi è elevato a j omega t meno 2π greco terzi, questo è appunto il coefficiente che tiene conto del termine, che tiene conto dello sfasamento nel tempo della corrente. E lo ritroviamo uguale anche qui, perché normalmente il seno deve essere espresso come la somma di due esponenziali, giusto? Però dobbiamo aggiungere il fatto che questo avvolgimento non è sovrapposto al primo, ma è spostato di 120 gradi nello spazio. E allora dobbiamo effettivamente spostarlo nello spazio di 120 gradi. Come si fa? Sempre con un esponenziale, perché l'operatore è elevato a j, fa proprio questo per mestiere. Quindi se io faccio, lo moltiplico tutto questo oggetto per e elevato a meno j 2π greco terzi, vuol dire che sto prendendo tutto il sistema e lo sto spostando di 120 gradi. Quindi moltiplico per elevato a meno j 2π greco terzi. Sfasamento nello spazio. D'accordo? La stessa identica cosa succede per il terzo avvolgimento, solo che invece di scrivere 2π greco, ovunque vado a scrivere 4π greco. E quindi la terza formula è sostanzialmente la stessa cosa. D'accordo? Vado avanti. Ora, naturalmente, questo termine qui può essere distribuito all'interno di questo, di questa parentesi, di questo fattore, e che cosa succede? Succede che la prima espressione rimane uguale, per la terza volta ho fatto copia e incolla. La seconda espressione
dal filo qui è cosa incolla a quella precedente, e qui naturalmente il termine era l'argento più della potenza è stato distribuito, ma voi mi insegnate che distribuire un termine significa sommare gli esponenti, no? Quindi alla fine che cosa succede? Qui dentro ci sarà J omega t meno 2 pi greco terzi, quello vecchio, meno altri 2 pi greco terzi, perché questo qui, meno 2 pi greco terzi. Qui compare col segno più, ma perché davanti alla parentesi c'è il segno meno, quindi devo fare, devo sempre considerare il segno più, quindi meno, meno per più diventa meno, così come meno questo termine qui. La stessa cosa succede per la terza espressione, solo che al posto di 2 pi greco vanno a scrivere 4 pi greco. Le riscrivo questa qui, ma naturalmente meno 2 pi greco terzi, meno 2 pi greco terzi che diventa 4 pi greco terzi. Questo si semplifica con questo e rimane meno j omega t, d'accordo? E quindi riscrivo queste espressioni considerando appunto queste somme, queste semplici somme. Che cosa ottengo? Ottengo la prima rimane tale qua, la seconda diventa j omega t meno 4 pi greco terzi più e elevato a j omega t, perché questi due termini vanno via, e rimane ancora questa e elevata a meno j omega t. Cioè, sommando membro a membro questi termini, il campo complessivo prodotto dai tre avvolgimenti, naturalmente la somma dei, se il sistema è lineare, ma sicuramente è lineare, è uguale alla somma dei tre campi. Quindi avremo che H totale, qui l'ho indicato semplicemente con HT, H totale è uguale a questo più questo più questo, più questo, più questo, più questo. Ma questi tre termini, questi sono sempre vettori, non ci scordiamo, sono vettori. Questi sono tre vettori, ciascuno sfasato rispetto all'altro di 120 gradi, uguali in modulo, ma sfasati l'uno rispetto a 120, quindi la loro somma vettoriale è 0. E quindi questo, più questo, più questo se ne va. Questi invece sono proprio uguali. Sono tre vettori che non lo so esattamente dove saranno, sono tre vettori grandi con una pulsazione pari a omega, non lo so dove saranno, ma sono uguali, quindi la loro somma è uguale a tre volte quella del singolo vettore. E quindi alla fine HT sarà uguale a meno J, tre mezzi, perché un mezzo se lo porta da qui, 3 perché sono 3, 1, 2, 3, per H, ovviamente l'intensità iniziale, il modulo iniziale, è elevata a J omega T. In buona sostanza, alla fine, abbiamo visto che utilizzando tre avvolgimenti equamente disposti nello spazio, e quindi siccome sono 3, devono stare a 120 gradi l'uno rispetto all'altro, e se questi avvolgimenti sono attraversati da correnti che sono sfasati nel tempo, sinusoidali, sfasati nel tempo di 120 gradi, il risultato, la risultante del campo a traferro sarà un vettore di ampiezza costante e ruotante, di ampiezza costante pari a 3 mezzi l'ampiezza prodotta dal singolo avvolgimento, l'ampiezza del campo magnetico prodotta dal singolo avvolgimento, e ruotante con una velocità costante pari a omega.